Daniele. Il piede giusto e la scarpa giusta, bravo, a seconda del momento. Bravo, bravo, bravo Daniele, bravo. Ben allora ritornato. Ragazzi, Daniele, siete tornati a che ora? Tardi o presto? No, presto, sera? Presto. Guarda, ti dico presto. Questa cosa, Daniele. Siamo usciti un attimino prima, senza fare buoni perti, insomma, sono uscito un po' prima per evitare gli ingorghi, insomma. Certo. E abbiamo sentito gli ultimi minuti della partita in auto, Nicola ha messo il telefono su DAZN e l'abbiamo vista e sentita, tra virgolette. Sì. L'arbitro ha fischiato la fine mentre il telepass faceva pip alla barriera. Alla barriera, è presente cosa vuol dire? Cioè vuol dire che è proprio finita. un tombale proprio. Esatto. Ragazzi, esatto. Senti, il calcio allora... è veramente strano. Possiamo dire la peggiore Inter contro la migliore Juventus? Avete rotto i coglioni con questo pessimismo. Ma io sto chiedendo all'esperto. No, io sto chiedendo all'esperto. Io ho visto... No, l'Inter ha giocato bene, consapevole dei suoi limiti. È vero, è vero. Un po', cioè, ecco, forse per la prima volta quest'anno un Inter... veramente umile, cioè, io credo ragazzi che sia anche merito della Juventus, la Juventus ha fatto una partita secondo me con un grande spirito agonistico, un grande atteggiamento, ha tirato in porta tante volte, sicuramente meritava un risultato diverso, e l'Inter che non è brillante ha sofferto, ha tenuto, secondo me diciamo così, la Juve avrebbe fatto di più per ottenere un risultato diverso. Però poi dopo, sai, c'è da andare in campo, succedono tante cose. Devo dire che ieri è stata una partita a tratti anche di lotta greco-romana. Sì, sì. Perché se le sono date. È stata una partita, insomma, non con una grande qualità di gioco, ma un grande spirito. No, per quanto a me una cosa è piaciuta nel dispiacere della sconfitta, che è stata una partita molto maschia, ma comunque molto rispettosa. Cioè non ho mai visto, diciamo, scorrettezze dal punto di vista etico. Anche se mi piaceva molto il duello fra Chiellini e Dzeko, l'ho rivista in televisione e appena giocavano loro due, la televisione diventava in bianco e nero. Certo, perché ovviamente per l'età, però devo dire che anche lo scontro tra Skriniar e Vlahovic, se sono date. Molto No. Bello lo spirito, ovviamente la posta in palio era alta, manca un po' giornata alla fine. È stata una partita così, come se ne vedono a volte qua nel nostro campionato. Non è che è stato Liverpool, Manchester City o Barcellona e Real Madrid. No. Ecco, questo senti, no. Ti leggo la classifica. Napoli 66. Milan 63 che potrebbero diventare 66, Inter 63 che potrebbero diventare 66. Quindi teoricamente, se il Bologna è d'accordo, certo, perché comunque c'è di mezzo il Bologna con entrambe le squadre, potrebbero essere tecnicamente tutte e tre alla pari quando mancano quante? 8 partite? 7? Molto poche. L'unica cosa che pensavo, Milan 66 che possono essere 3 in più, no? Perché gioca stasera. Aspetta che guardo bene. Sì, no, infatti. Ho fatto male però i conti. Sì, esatto, Milan potrebbe, perché gioca poi col Bologna. Devo dire che sì, allora, in questa partita si è staccata la Juve. La Juve aveva una condizione, vincerle tutte, ma passava da questa partita. Cosa rimane della Juve in questo campionato? Rimane che non ha battuto una volta una squadra di quelle 5 con lei che lottano per i posti nobili della classifica. Sì, sì. E quindi questo chiaramente ti trattiene dietro leggermente dalle altre che lottano per lo scudetto. Sì, tra l'altro Allegri ieri ha detto almeno togliamo di mezzo l'equivoco dello scudetto e ci possiamo concentrare sul quarto posto. C'è una Roma in grande rimonta dietro, che è 5 punti dietro la Juve alla fine. Non sì, la Roma tra l'altro ieri ha fatto un gol bellissimo, proprio partendo da dietro, ma con velocità, qualità, ha fatto veramente un... che Mourinho giustamente ha detto, se l'avesse fatto un altro allenatore si parlerebbe di calcio spettacolo, invece avendolo fatto io, invece ha fatto un gran gol e sta bene la Roma, che tanti risultati utili consecutivi, e al di là della sconfitta nel derby di 2 settimane fa, anche la Lazio sta bene, anche la Lazio sta bene, quindi vuol dire che queste due piazze che hanno cambiato l'allenatore, pian pianino, verso la fine, stanno un po' uscendo. Senti, tu continui dietro le prime. Continui giustamente a sostenere la tesi che sia colpa delle tante assenze. Però questa Atalanta, che non è più l'Atalanta, una volta avrebbe reagito anche con giocatori magari di secondo piano. Hai ragione, Linus. Hai visto la partita ieri? No, purtroppo no. Ha giocato bene la ragazza l'Atalanta, ve lo dico. L'Atalanta ha giocato quasi tutta la partita nella metà campo del Napoli. Però il Napoli, che ha qualità, ha fatto le 4-5 giocate giuste e l'ha tenuta sempre a distanza. Ma ha giocato bene anche ieri, solo che... ragazzi, più di metà campionato senza Zapata e Ilicic e con Muriel che va piano a mezzo servizio, è dura poi mettere in difficoltà le 3-4 squadre davanti. L'Atalanta che arriva quinta, sesta, settima, cioè non è che può essere fallimento, ecco, quello voglio dire.
Certo, però certo. È un po' un peccato. Il Napoli è lì, insomma, l'abbiamo detto, appunto. Sì. Quindi, no, volevo concludere dicendo che è stato miracoloso, dico una cosa seria, miracoloso, è bello e sì, commovente la prima giornata di campionato dopo il Covid con gli stadi pieni al 100%. Era caspita, una cosa che sì, ti si apriva il cuore da tifoso e da stadista, so, proprio, ragione, no? Hai ragione, vero o no? Perché, come diciamo sempre, no? Siamo sempre noi, da quant'è che siamo qua alla radio? Non di qui da quando? Dal 2016. No. 2016, sono, ragazzi. Cazzo, sono 5 già tanti, ragazzi. 5 anni. Esatto, 6. 6 anni. La matematica 22. Non soppina. No, 22. Quindi, 22 vero. Quindi sono 6. Qual è l'elemento imprescindibile? La gente. Sì, no, noi sì, siamo interscambiabili, sì, ragazzi. Ma le nostre minchiate, arriva un altro, ne dice altri, cioè i giocatori vero, cambiano, i direttori. Vero. Ma la gente fa la sì, differenza. Anche se devo credo dire, che ieri, l'abbiate visto anche ieri. Allo stadio ieri sera ho visto qualche episodio che non avevo visto in precedenza. Che da un tipo? Po'. Ma tipo gente che litiga in tribuna, mai visto in precedenza. Dici, ma chiaro, col pacchetto torna anche tutto, anche tu. Certo. Oppure gente che non è più abituata a stare in mezzo all'altra gente. C'è anche questo da considerare, no? Siamo stati due anni un po' isolati, adesso ritornare in qualche modo ad avere rispetto degli altri magari non è così facile. Ma credo che sia la chiusura giusta, Linus, bravo. Dai, grazie. <Te l'appoggio. ride> Buona settimana, Daniele. Ciao, Daniele. Grazie. Ciao, ciao, ciao.